allowing a dangerous virus that we don't fully understand to run free is simply unethical. It's not an option. But we do have many options. There are many things that countries can do and are doing to control transmission and save lives. It's not a choice between letting the virus run free and shutting down our societies. This virus transmits mainly between close contacts and causes outbreaks that can be controlled by implementing targeted measures. Prevent amplifying events, protect the vulnerable, empower, educate, and engage communities, and persist with the same tools that we have been advocating since day one: find, isolate, test, and care for cases, and trace and quarantine their contacts. This is what countries are proving works every day. E ieri sera poi, sino a sera tardi, abbiamo discusso anche dell'attuale pandemia. È stata un'occasione utile per scambiare informazioni, per rinnovare l'opportunità di avere comunque un coordinamento. Cioè, è chiaro che bisogna rispettare i processi decisionali nazionali, però ci siamo anche detti che può essere utile, adesso che sta ritornando la fase acuta della pandemia, che un po' tutti i paesi europei stanno soffrendo, che stiamo soffrendo, sarebbe utile avere delle videoconferenze periodiche in modo da parlare di tutti gli aspetti e aggiornarci: il problema della ricerca e dei vaccini, il problema delle terapie, il problema della resilienza dei sistemi sanitari nazionali, test, controlli, misure restrittive che ovviamente sono ormai applicate in quasi tutti gli Stati membri. Ecco, su questo torneremo quindi ragionevolmente a confrontarci con una scadenza settimanale o comunque periodica. Ma la situazione qui a Bruxelles è molto seria, ma lo stesso vale per gli altri paesi. Stiamo capendo giorno dopo giorno la gravità di questa seconda ondata, che naturalmente non esclude che possa prevedere anche strumenti e interventi aggiuntivi a quelli che già abbiamo deciso, perché se la gravità della situazione sarà tale da compromettere anche quella ripresa che in qualche modo tutti stanno assicurando, naturalmente dovremo intervenire. E quindi c'è grande preoccupazione. Ecco perché la fase 1 deve finire e abbiamo bisogno degli strumenti, c'è tutta la possibilità di farlo aggiungendo qualche valore a programmi fondamentali dell'Unione. Ma la situazione certamente richiede grande responsabilità. Grazie a tutti di essere qui. Stamattina ho avuto degli incontri proficui col commissario Paolo Gentiloni, con l'alto rappresentante Borrell. Abbiamo discusso inevitabilmente di Recovery Fund e la nostra considerazione come Italia è che l'Italia apprezza l'intraprendenza dell'Unione Europea su questo ambizioso programma che è Next Generation EU, ma chiediamo tempi certi. Le nostre imprese non possono più aspettare, i nostri cittadini hanno bisogno nel minor tempo possibile di queste risorse per poter far ripartire l'Italia e per poter finalmente creare nuove condizioni di lavoro intorno alla digitalizzazione dei servizi, alla transizione ambientale ed energetica, a nuovi diritti sociali dei cittadini che vanno finanziati con i fondi del Recovery Fund. Per quanto riguarda la tempistica, diciamo formalmente, come sapete, prevede l'approvazione
entro il mese di aprile dei piani di recovery and resilience e all'atto dell'approvazione prevede il primo versamento del 10% della cifra totale prevista. E l'onorevole Solé si domandava se questo 10% potesse essere aumentato. 10% era la proposta della Commissione. A un certo punto il Consiglio lo aveva in realtà diminuito a circa il 7%. Sono lieto che nell'ultima fase dei negoziati siamo tornati al 10% e penso che sia all'atto dell'approvazione una cifra ragionevole.